Vai nei bunker della regina? Beh, lì troverai un sacco di roba utile. Ma guardati le spalle. Ho perso un sacco di gente brava lì sotto. Ehi tu! Come hai fatto ad arrivare lì? Ah, lascia perdere. Stai bene, vero? Sei in gamba. Forse potremmo darci una mano a vicenda. Scusa, ti spiego. Sulle pareti ci sono monitor di sicurezza e altoparlanti. Mi chiamo Peter Knight, sono un medico tirocinante della Casa Reale. Quindi è tutto ok, non stai impazzendo. potresti raggiungermi al laboratorio? Vita terribile. Non è riuscito a sopportare tutto questo orrore. Forse era più sensibile di noi. Thank you.
scusa, questi corridoi sono un labirinto. Ma sai, servono proprio a questo, a tenere lontani gli intrusi. Ah, e dovrei anche avvisarti che ci sono degli infetti nei paraggi. Erano soldati della squadra Omega, poveretti. Beh, ora sono tutti contagiati. Che peccato. Accomodati, fai come fossi a casa tua. Ma non toccare nulla, mi raccomando. Sono esperimenti importantissimi. Chiuderò la porta alle tue spalle, per precauzione. Scusa se non ti saluto di persona, ma è più sicuro così per entrambi. Sto cercando una cura per questa terribile infezione, sai. Vado un po' a rilento, ho pochissimi soggetti per gli esperimenti. Quei poveri soldati Omega... Non ho altra scelta. Se mi scusi un momento, di certo potrai aiutarmi. Ho detto, sta giù, vecchiaccia. Allora, ecco come puoi aiutarmi. C'è un libro, Dei rimedi segreti, di Konrad Gesner. Un testo affascinante, ma ho bisogno della copia di Dee con le sue annotazioni personali. Credo sia nella biblioteca del palazzo. Purtroppo dovresti andare di sopra. Saresti gentile? Puoi usare l'ascensore del bunker se vuoi. Ah.
spero che non ti dispiaccia un po' di musica. William Byrd, il compositore preferito di Elisabetta I, dicono. Mi aiuta a concentrarmi sul lavoro. Stai andando bene. Mi dispiace tanto per quelle guardie. Tecnicamente sono anch'io un Omega. Ho iniziato come medico militare e mi hanno trasferito qui. Che peccato. Questi soldati erano un corpo d'élite. E guardali adesso.